Ragazzi, benvenuti tutti oggi nel mio canale. Oggi sono qui con un nuovo video. Scusate l'assenza, ma sono stata super impegnata. Ho provato a registrare, ma avevo avuto anche interferenze, quindi ho dovuto interrompere la registrazione, quindi non posso caricarli, ovviamente. E quindi mi dispiace tantissimo perché sono stata incasinata, sono stata super impegnata e veramente mi siete mancati parecchio. Oggi sono qui con un nuovo video di spacchettamento perché ho fatto un ordine da Maquillaia. Se non sbaglio, una settimana fa circa vi avevo mostrato l'ordine che avevo fatto su Instagram Story. Se non mi seguite, ve lo lascio qui il link. Così io pubblico solitamente anche su Instagram Story quasi ogni giorno più o meno delle cose che faccio, quindi vi tengo anche partecipi, insomma, vi do l'anteprima, tutto qua. E ho preso un po' di cose perché c'era la spedizione gratuita se si arrivava a 10 euro di spesa. Siccome a me mi servivano delle cose che non ho trovato in giro qui ad Agrigento, quindi ho pensato di prenderle online, dato che ho approfittato della spedizione gratuita. E adesso andiamo a spacchettare, vediamo cosa ho preso. Allora, ce la potrei fare? Ce la posso fare? Vediamo un pochino. Ormai, forse avevo bisogno delle forbicine, ma va bene, cioè, ci arrangiamo così con le mani, così in modo da essere aggressivi. Niente, ragazzi, mi sa che ho bisogno delle forbici. Ovviamente. Ah, ok, ci sono riuscita. Come al solito, cosa c'è? La fattura tutta strappata. Bene, quindi questo dimostra che il pacco è stato maltrattato. Benissimo. E questo è quando penso che non c'è ancora dell'altro. Cosa c'è? Oddio, non li posso mangiare, me li regalerò le caramelline Haribo come sempre che mettono in ogni confezione, quindi questi qui me li regalo, grazie lo stesso. E ho preso, cioè, tutto questo pacco conteneva questo, rendiamoci conto. Ho preso veramente le cose che mi servissero perché ho speso 20 euro, non di più, perché vi avrei portato l'intero sito di Maquillaia, ovviamente, però a calcoli fatti non potevo. Ok, vediamo se riesco ad aprirlo. Però ci sono dei prodottini nuovi che o non ho trovato qui o comunque non ho mai trovato o non li vendono. Quindi sono curiosa di testarli, provarli, eccetera, eccetera. Allora, wow, sono sconvolta di una cosa. Ok, va bene. Iniziamo con questo che è il Pure Nude di Essence. Mi ci trovo benissimo e come sapete l'ho acquistato tante volte. Ha la confezione diversa rispetto a quella che vendono qua da OVS. Più quadrato, squadrato, o gli hanno cambiato il packaging oppure in Spagna lo vendono diversamente, non ve lo so dire. E questo qui è il numero 20, appunto mi ci trovo benissimo proprio perché quello che ho sta finendo e in più in giro non le ho trovati perché sono stata entrambi gli OVS che ci sono ad Agrigento e li ho trovati saccheggiati, quindi ho deciso di acquistarlo. Poi ho preso pure questo qui che è un correttore istantaneo cioè correttore tonalità 20 nude. Se non sbaglio avevo preso il 10, non il 20, vabbè comunque il 10 fa, lo utilizziamo lo stesso. Ed è chiarissimo, quindi va strache bene perché mi piace a me per andare a illuminare sotto l'occhiaia, perché più che altro andare a coprire, che uso un altro correttore, questo mi piace proprio per illuminare, appunto è un illuminante per le occhiaie ed è questo qui. Il numero appunto i vendi nude e ve lo faccio vedere anche perché da domani penso che inizieremo a utilizzarlo e si presenta così con la spugnetta, ha una forma un po' particolare, vabbè comunque però devo dire che lo proveremo e quindi valuteremo assieme. Poi ho preso, diciamo che questo haul è piccolino, però vi faccio vedere pure altre cose che ho preso io. Come si dice? Ho preso extra senza il
l'ordine, ho preso pure questo qui che è un mascara di Essence ed è Forbidden Volume ed è appunto un volumizzante. L'ho voluto provare proprio perché c'era una recensione positivissima su questo mascara, aveva 5 stelline, quindi ho detto wow, voglio provarlo. E dato che ho provato vari mascara della linea di Essence, questo mi mancava e sinceramente lo voglio provare. Si presenta così lo scovolino, se voi già l'avete provato e mi volete dare la vostra impressione, come vi è sembrato, mi fa molto piacere sapere informazioni su questo, quindi lo proverò anche questo. Poi un'altra cosa che ho preso, molto semplice, anche se me l'aspettavo sinceramente un po' più grande dato che l'ho pagato 7 euro, 8 euro addirittura, me l'aspettavo un po' più grandino, essere sincera, ed è questo qui che è il rossetto di NYX, la tinta labbra. Questo qui è il numero 30, non so se si riesce a vederlo, ed è il numero 30. Ora sinceramente lo voglio swatchare perché è stata la cosa più costosa di questo ordine e diciamo che dato che volevo prendere soltanto quei tre, però ho detto vabbè, mi tolgo anche uno sfizio di prendere questo, e devo dire che è un bellissimo colore, forse troppo accentuato. Negli swatch mi sembrava un po' più chiaro, vabbè, lo utilizzeremo per la sera o per quando riguarda l'estate, quindi lo proviamo e vediamo un po' com'è. Wow, è un colore meraviglioso ed è un colore che mi piace parecchio. Ve lo faccio vedere. Ed è veramente bellissimo, un bellissimo viola intenso, quasi assomiglia, no, quello è più riflessato all'Amplified di MAC violetta, però questo qui è un bellissimo viola matte. Me lo aspettavo un po' più fucsia, devo essere sincera, questo è la tipica delusione di chi compra online, che si aspetta una cosa e poi ne riceve un'altra, però pazienza, è un bellissimo colore altrettanto, quindi inizierò a utilizzarlo e poi vedo che è opaco, speriamo che come durata dura e poi che non si trasferisce, lo proverò con calma e vi farò sapere. Aspettate, vado a prendere altri acquisti. Ieri sono stata dai cinesi, ho preso queste spugnette per il make up che sono stracomode, non mi interessa se sono spugne tagliate male o meno, mi interessa soltanto per uso personale, per andare a sfumare diciamo quando devo fare qualche trucco magari su di me, mi piacciono, cioè sono economici, vanno super bene ed sono costate appunto 1 euro, non so quante le contiene, forse ce ne sono 8, e quindi questi qui. E poi sono stata pure da Lidl dove ho comprato queste meravigliose farfalle, ragazzi, sono bellissime, ci sono sia farfalle che fiori e si possono sia appendere e sia utilizzare come decorazione. Siccome io sinceramente non ho idea perché li volevo attaccare qui in camera mia, però non ho idea di come metterli, se voi avete qualche idea sono ben accetti i consigli. Anzi, lo apriamo e vi faccio vedere come si presenta. Anche qui mi sa che ci vuole una bella forbicina, oggi tutto male. E sono così. Ce ne sono 3 a farfalla, so che alcuni di voi odiano le farfalle, hanno tipo il laccetto, si hanno i laccetti di dietro per poterli appenderli, ci sono di varie grandezze, partono dalla più grande alla media alla piccolina, e la stessa cosa per quanto riguarda i fiori, fiore grande e fiore più piccolo è il medio, quindi mi piacciono, li proverò, cioè li vedrò dove poterli applicare nella mia stanza per dare un po' più decorazioni. E niente ragazzi, questo era tutto quanto quello che ho acquistato, lo so che non è tantissimo, però comunque erano delle cose che mi servivano dato che c'era questa promozione da Maquillaia, non ne ho approfittato e ho preso queste cosine. Se volete nello specifico una recensione su questi 4 prodotti che ho preso, fatemelo sapere nei commenti, se voi già li avete provati e avete recensioni per questi 3, perché questo lo conosco a parte il packaging che è cambiato, però presumo che il prodotto sia lo stesso ovviamente, però questi 3 non li ho mai provati, quindi sono super curiosa di provarli e testarli e poi farvi sapere come sono. E questo è quanto, io vi saluto, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!